Cosa ci fa la rovesciata di un calciatore di fianco al Duomo di Modena? Qui nasce l'avventura delle figurine Panini. È una storia curiosa che vale la pena di raccontare. È l'Epifania e c'è ancora la guerra. Modena si prepara a guardare avanti. Il 6 gennaio 1945, Umberto e Franco Cosimo Panini si fanno strada tra la neve e aprono la porta di un chiosco di giornali in Corso Duomo. Lì mamma Olga ha visto il futuro per la famiglia ed è proprio lì che di fatto inizia la storia delle figurine. In Corso Duomo a Modena, in prossimità della cattedrale, c'era l'edicola da cui la mia famiglia ha originato la storia delle figurine, con mia nonna e i suoi 8 figli. Quel giorno era piena di neve e loro con un badile cercarono di aprire un viottolo, sbagliarono naturalmente il lato perché era un'edicola ottagonale, quindi dovettero scavare tutta la neve per tutta la mattina. Quando riuscirono ad aprirla, si posero così il dilemma di cosa vendere in questo chiosco. L'edicola può essere considerata il motore della figurina, di quello che diventerà poi l'impero dei Panini. Perché? Perché la signora Olga e i suoi figli cominciano a sperimentare. Vendevano delle buste contenenti francobolli arrivati dall'estero, c'erano molti italiani che vivevano fuori dalla patria, mandavano cartoline, lettere e poi riempivano buste con ritagli di giornale da restituire alla resa, quindi facevano la busta con le foto di Sofia Loren piuttosto che di Marcello Mastroianni e lì intuiscono che c'è un potenziale mercato. L'edicola apre dopo anni di guerra e fascismo e senza giornali da vendere. Umberto e Franco, con il loro animo da collezionisti, riescono però a riempire il chiosco con le collezioni di libri, giornali e francobolli. Quindi misero in questa edicola tutto ciò che avevano in casa e cominciarono il loro commercio di carta stampata. Poi la guerra finì. Mio padre mi diceva sempre che il 22 aprile, quando ci fu la liberazione di Modena, ci fu questa edizione straordinaria della, non so se era la Gazzetta di Modena o il giornale, diciamo, la Gazzetta dell'Emilia, che fu stampata e distribuivano questi giornali largo Garibaldi. Lui prese, mi diceva, almeno 50 copie di questo giornale e non riuscì ad arrivare in Corso Duomo, li aveva venduti tutti. Sono i primi raggi, diciamo così, di una luce che poi si irradierà strepitosamente creando il mito che conosciamo. Nella primavera del 45, con la liberazione, arrivano la pace e la democrazia e tanti giornali, riviste, idee in circolo. Tutti che vogliono leggere e informarsi, vivere, pensare di nuovo a qualcosa che non sia guerra e fame. Le edicole nell'Italia uscite dal fascismo, dalla distruzione bellica, erano un punto di riferimento, un momento di aggregazione socio-culturale e anche politico. Ed era capitato questo, che Giovanni Guareschi, famosissimo papà di Peppone e Don Camillo, pubblicava un settimanale politicamente molto orientato a destra, che si chiamava Candido, che non piaceva ai comunisti modenesi, i quali quindi avevano ordinato di sequestrare da tutte le edicole di Modena, compresa quella dei Panini, le copie di Candido. Solo che Olga Panini, che era una donna molto coraggiosa, disse: no, ma guardate, io ho 8 figli, quindi voi non potete prendervi le copie di Guareschi senza pagarle. Me le pagate, vi faccio una ricevuta e poi dopo bruciate quello che volete. Le testate si moltiplicano e a metà anni 50 la famiglia riesce ad aggiudicarsi in esclusiva per la provincia di Modena la distribuzione della Gazzetta dello Sport. Successivamente avvia l'apertura dell'agenzia di distribuzione giornali. Essendo così in tanti, avevano la possibilità di tenere aperto sempre questo chiosco. La nonna lo apriva alle 6 e gli zii più anziani chiudevano l'edicola a mezzanotte, quindi era sempre aperta. Giuseppe, che era il più vecchio dei fratelli, continuò
questa attività espandendola. Ebbe la distribuzione della Gazzetta dello Sport per Modena, quindi cominciò il lavoro, cominciò a evolversi, insomma la loro strada imprenditoriale in qualche modo cominciava a essere sempre più importante. Gli capitò questa partita di vecchie figurine stampate da una società che si chiamava Nannina di Milano e la redistribuì e capì che quello era un qualche cosa di esplosivo. L'album, le figurine, dove trovano collocazione? All'edicola. Saranno le edicole a fare delle figurine Panini, il mito nazional popolare e anche internazional popolare che abbiamo conosciuto. All'inizio degli anni 60, Giuseppe e Benito vedono nelle figurine un promettente futuro e seguendo un'intuizione acquistano e rivendono un grosso lotto di figurine di calciatori. La vendita fu un tale successo che la famiglia decide di produrre direttamente le figurine. I Panini acquisiscono le competenze di stampa e la prima collezione di figurine Panini è in vendita già dall'autunno 1961. L'album dei calciatori del 1961 è entrato nella leggenda. C'è Nils Liedholm, che io ho conosciuto poi e si divertiva molto a ricordare che proprio lui, un calciatore svedese, aveva simbolicamente tenuto a battesimo quello che si sarebbe trasformato in un passatempo per intere generazioni di italiani e non solo per i minorenni. Non sapevano neanche come mescolare queste figurine che arrivavano in mazzi grandi dalla tipografia, per cui appunto c'era qualcuno che gettava contro il muro questi pacchetti di figurine e qualcun altro che con un badile le mescolava. Questo è stato il primo procedimento di mescola. Le bustine di figurine vengono preparate tutte a mano, ma poi Umberto, l'inventore di famiglia, realizza la famosa Fifimatic, imbustatrice automatica in uso ancora oggi. Lo zio Umberto rientrò dal Venezuela e lui è sempre stato il genio meccanico della famiglia e quindi inventò la tecnologia per imbustare e mescolare le figurine. Quindi dal milione di bustine che si facevano manualmente si passò a 10 milioni al giorno di bustine prodotte. Mio padre pensò che le figurine si potevano vendere in tutto il mondo, quindi organizzò l'azienda già a metà degli anni 70 come una piccola multinazionale e quindi noi avevamo sedi in Francia, in Germania, in Inghilterra e si faceva ogni anno il calcio di ognuna di queste nazioni. Se voi andate in Francia, le figurine non le chiamano figurine, le chiamano panini, perché sono identificate dai bambini e dalle loro famiglie col nome dell'ideatore, del produttore, di quello che ha immaginato di tradurre il collezionismo in una passione innocente per tutti. Lo storico chiosco dei Panini è stato rimosso nel maggio del 2018. Sul luogo dov'era, ora c'è a ricordarlo, una scultura in bronzo dell'artista Weiner Vaccari. Riproduce come in un simbolico capitello la famosa rovesciata di Carlo Parola. Adesso il chiosco, che nella storia, nel corso del tempo, ha subito varie modifiche, non c'è più. E insieme alla mia famiglia e al Comune di Modena abbiamo deciso di installare in questo posto un'opera d'arte per ricordare la storia di questa famiglia modenese. Antonio Panini mi ha sempre detto: guarda Weiner, quando toglieremo l'edicola ci farebbe davvero piacere che fossi tu a realizzare quell'immagine. Fu proprio Vaccari, nel 1970 dipendente Panini, a ridisegnarla graficamente e poi comparsa su tutti gli album di figurine dei calciatori, divenendo il simbolo di una passione che ha attraversato le generazioni e ancora oggi è un punto di riferimento per ragazzi e ragazze di tutto il mondo. Io ero entrato come operaio, ero stato assunto come operaio, quindi ho lavorato nel loro sacchettificio dove si producevano le bustine per imbustare le figurine. E poi però lo studio grafico cominciava a prendere un po' forma e quindi ogni tanto facevo qualcosina e poi tornavo giù, su, insomma alla fine sono rimasto su. Un giorno Franco Panini entrò nel nostro studio e ci disse: c'è da rifare la rovesciata. Noi ci siamo guardati, io e i miei colleghi: Weiner, la fai tu. E così è successo.
quell'immagine stilizzata della rovesciata di Carletto Parola, che era un giocatore della Juventus, della Nazionale di Calcio negli anni 40 e 50, è l'immagine più riprodotta nel mondo. E questo grazie alle bustine delle figurine Panini, perché era stampata lì sopra. L'augurio e l'aspettativa della nostra famiglia è proprio quella di creare curiosità nelle persone che passano nel cuore di Modena e vedono una statua di bronzo appesa al muro, raffigurante un calciatore, si domanderanno che cos'è e perché, e quindi l'idea è proprio quella di far sapere loro che qua c'era l'edicola da cui è nata la storia delle figurine.